Il governo nazionale verifichi la reale volontà di ThyssenKrupp di considerare l'Ast sito strategico delle sue produzioni e richiede all'azienda la predisposizione di un piano industriale mirato al potenziamento delle lavorazioni a freddo e alla salvaguardia della capacità produttiva. Questi punti centrali della risoluzione sulla vicenda ThyssenAst di Terni, firmata da tutti i gruppi politici e approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa dell'Umbria. Dopo la relazione informativa della Presidente Marini su cause e principali criticità della vertenza Ast e un ampio dibattito consiliare, Manlio Mariotta ha illustrato un testo che chiede anche al Governo di riattivare il tavolo di confronto nazionale con le istituzioni, le aziende e le organizzazioni sindacali, che definisca un accordo tra le parti finalizzato a utilizzare a tutela dei lavoratori tutti gli strumenti, anche di solidarietà, degli ammortizzatori sociali a disposizione per scongiurare costi sociali insostenibili per i lavoratori stessi e per la comunità regionale. La risoluzione prevede infine l'adesione ufficiale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria allo sciopero generale della provincia di Terni proclamato dai sindacati per venerdì 17 ottobre.